Le risorse sono poche e forse insufficienti se non si corregge l'obbligo all'apertura del cantiere entro il prossimo agosto. L'ennesima doccia gelata sulla variante della Tremezzina arriva dall'assessore lombardo alle infrastrutture e mobilità Alberto Cavalli, che pochi giorni dopo il presidente Roberto Maroni esprime le proprie perplessità sull'opera lariana attesa da decenni. Un'opera che ad agosto, tramite l'inserimento nel decreto Sblocca Italia, è stata finanziata quasi per intero, 210 milioni di euro su 330 complessivi, con l'unica condizione non facile da rispettare di avviare le ruspe entro la fine di agosto del 2015, poco meno di un anno quindi. Lo Sblocca Italia non risponde alle aspettative che ha generato e oggi non appare una promessa mantenuta, ha aggiunto Cavalli. Nei giorni scorsi era stato il governatore lombardo a parlare. Secondo Maroni è praticamente impossibile pensare di aprire il cantiere della Tremezzina entro agosto 2015, come prevede la legge, a meno che il Parlamento non modifichi il decreto prima della conversione aumentando i fondi. Insomma, il futuro dell'opera resta in bilico. In un contesto particolarmente difficile per quanto riguarda le disponibilità economiche, Regione Lombardia sente l'obbligo di dimostrarsi parte di un sistema più vasto di quello regionale. I lavori, come detto, dovrebbero partire entro la prossima estate con Expo e i flussi turistici adesso collegati in corso. Ma lo scetticismo degli abitanti del lago, da troppi anni in attesa di un'opera che permetta di alleggerire il traffico sulla congestionata statale Regina, basta infatti che un bus e un camion si incrocino in una strettoia per generare il caos, si aggiunge quello degli amministratori lombardi.